Salve, oggi vedremo come effettuare il deploy di una nostra appliance. Una volta effettuato il download del file compresso contenente la appliance, dovete chiaramente effettuare la decompressione e quindi creare una cartella qualsiasi sul desktop o dove voi ritenete più opportuno. Quindi attendiamo un secondo che il file venga decompresso. Apriamo il vSphere Client. Inseriamo chiaramente le credenziali di accesso. E una volta raggiunta la pagina principale, dobbiamo andare su File e Deploy OVF Template. Quindi andare a cliccare all'interno e andare a selezionare il percorso dove si trova il nostro OVF, quindi nella cartella che abbiamo definito sul desktop, andare a selezionare l'OVF e cliccare su Next. Finché non parta chiaramente il deploying. Dobbiamo aspettare un po' di tempo. Qui è stato il tutto velocizzato. Il deploy è stato effettuato. A sinistra vedremo la presenza della nostra appliance. Possiamo subito cliccare su Open Console e mandare in esecuzione la nostra VM. Il gioco è fatto, vedremo subito che parte il sistema operativo.